Torna l'appuntamento il prossimo weekend con valli e nebbie. Gli arrivi a Ferrara degli equipaggi da tutta Italia e dall'estero sono previsti però già da venerdì 1 aprile a partire dalle 15. La manifestazione poi entrerà nel vivo sabato 2 aprile allo scoccare delle 9, partenza della prima auto da Piazza Castello. Poi a Porto Maggiore è prevista la prima prova tecnica della manifestazione e a quel punto inizierà una vera e propria immersione negli scorci naturalistici del delta e delle valli. L'approdo per il pranzo è a Comacchio, all'ombra dei tre ponti. Le vetture saranno esposte nella corte di Palazzo Bellini. Il rientro in città Ferrara è previsto alle 17, mentre alle 20 è in programma in castello la cena di gala. Domenica 3 aprile, poi la partenza alle 9.30 della prima vettura da Piazza Castello, prove tecniche nel circuito dell'ippodromo e percorso nelle campagne ferraresi, infine visita al Museo delle Civiltà Contadina a San Bartolomeo in Bosco. L'arrivo è previsto nella cornice della Villa Contessa Massaria Gualdo, dove si svolgeranno le premiazioni. Siamo alla 32esima edizione del Valli e Nebbie. Un'edizione che, come le altre, rappresenta per il territorio un momento di incontro fondamentale ed importante, con le nostre bellissime auto d'epoca, con gli appassionati che vengono da tutta Italia e anche dall'estero, sarà un momento importante per la nostra città e per il nostro territorio. Un piacere portare saluto personale dell'amministrazione comunale a questa manifestazione che anno dopo anno diventa sempre più importante. Un'importanza che è testimoniata dal numero di partecipanti, ma soprattutto dal fatto che racchiude in sé tre elementi fondamentali: un aspetto sportivo, un aspetto culturale e un aspetto di conservazione del patrimonio culturale e storico italiano e non solo. L'evento, organizzato da Officina Ferrarese, è stata inserita dall'ASI, l'Automoto Club Storico Italiano, come prima tappa del circuito tricolore 2022. La serie di eventi speciali, patrocinata dal Ministero del Turismo e Cultura, che porteranno gli appassionati a conoscere i luoghi più belli d'Italia in un viaggio che lega cultura, turismo e mototurismo storico. Sì, quest'anno il Valli e Nebbie è stato inserito nel circuito tricolore e ha avuto il supporto, diciamo, il patrocinio del Ministero del Turismo e del Ministero della Cultura, quindi un traguardo importantissimo per la nostra manifestazione e un riconoscimento di quello che si è stato fatto in questi 32 anni per Officina Ferrarese.